Ragazzi, e benvenuti in un nuovo capitolo di Nocciolino 24, il più vagabondo di YouTube. Ci troviamo in questo preciso momento nel mio nuovo appartamento in Romania. Tra l'altro dopo ve lo faccio anche vedere alla fine del video. Magari volete fare i fatti remi, vi faccio vedere dove sto vivendo. Ieri siamo andati io e Cicettina Fragolina, alias la mia fidanzata. Siamo andati in giro un po' per gli asci, perché siamo arrivati verso le 8 con l'aereo che ci portava da Roma. Tra l'altro siamo andati con la macchina da Napoli a Roma, abbiamo parcheggiato in un parcheggio a 7 minuti di distanza dall'aeroporto Leonardo da Vinci. Adesso lo so che si chiama Leonardo da Vinci, ho fatto una figura di merda l'ultima volta con la mia fidanzata e con mio suocero, perché vabbè, era un po' equivoca la cosa, perché la mia fidanzata diceva dobbiamo andare da Leonardo, allora pensavo che Leonardo fosse una persona da incontrare in aeroporto, invece intendeva Fiumicino. Dopo l'ho scoperto, solo quando alla fine, dopo un sacco di tempo, ho detto ma scusate, ma su Leonardo chi è e dove sta? E ovviamente si sono messi a ridere. Vabbè, comunque, ho parcheggiato questa macchina a 7 minuti dall'aeroporto di Fiumicino e ho trovato su internet, anzi no, ha trovato la mia fidanzata su internet questo parcheggio, che per una settimana ce lo custodisce, belle video sorvegliate e tutto, ci custodisce la macchina a soli 19 euro, cioè proprio economicissima come cosa. Figo. Vabbè, quindi abbiamo preso la macchina, siamo andati a Roma, lì abbiamo parcheggiato, poi con una navetta ci hanno portato all'aeroporto e siamo partiti, siamo arrivati qui a Iași alle 8. Poi il tempo di prendere il taxi, venire all'alloggio, eccetera, eccetera, ci siamo fatti una lavata veloce e siamo scesi. Siamo andati in un ristorante figo qui vicino e abbiamo mangiato benissimo, anche perché era un ristorante italiano, non che qui non si mangi bene, assolutamente, però i ristoranti italiani sono sempre i ristoranti italiani, siamo italiani ragazzi. E nulla, abbiamo mangiato una bisteccona, maronna mia com'era buona, buonissimissima, e la cosa più bella è che tutto è estremamente economico, tutto è economicissimo, e io continuo a meravigliarmi, continuo a meravigliarmi, perché ovviamente non sono abituato al tasso di cambio, cioè sono abituato alle sterline, euro sterlina, questi lei, sti bani, sti ron, ho scoperto che si chiamano ron anche. Si chiamano ron? Sì, si chiamano ron. No, io non si, cioè, proprio fai la vita del nababbo spendendo pochissimo. Beh, abbiamo mangiato qui, tra l'altro dietro la mia fidanzata si è seduto niente poco di meno che Heisenberg, quello di Breaking Bad, se conoscete Breaking Bad. Se non lo conoscete andate a vedervi il telefilm, che è uno dei telefilm più belli del mondo in assoluto. Poi dopo invece siamo fatti una passeggiata per gli asci e siamo andati, e poi alla mia fidanzata è venuta voglia di fumare lo shisha, il narghilè, e quindi siamo andati in un locale a fumare il narghilè, che è stato bello, figo. Tra l'altro pensavamo, a un certo punto si era fatto un po' tardi, si erano fatte le due passate, pensavamo che i camerieri ci volevano picchiare perché eravamo rimasti solo noi nel locale, e poi alla fine, dopo che abbiamo pagato il conto, abbiamo scoperto che è un locale aperto 24 su 24, non stop. E nulla, sensazione, queste sono le cose penso che vi possano interessare, qualunque vogliate venire qui in Romania, sensazioni quando uno cammina per strada di notte. Allora, sinceramente parlando, io ci cammino con la mia ragazza. Diciamo che Iași è comunque una cittadina, una città abbastanza piccola. Tra l'altro mi ricordo che l'ultima volta quando sono venuto parlavo proprio con la mia ragazza del fatto che assomigliasse molto a Jaén, la città nella quale ho vissuto in Spagna, che è effettivamente piccola. Una grande meraviglia, ho scoperto che in realtà questa è ancora più piccola di Jaén. È una cittadina. Adamo, è più piccola di Jaén, l'abbiamo visto, te l'ho fatto vedere sopra la Wikipedia, tiene meno abitanti, 100.000 milioni di abitanti in meno ed è molto molto più piccola. È uno sputo. È uno sputo. È uno sputo.
lei si piglia colle, perché Yashi è la città sua nel cuore, e quindi... Vabbè, comunque stavo dicendo, ricapitolando. Tempo fa sono rimasto stupito dal fatto che avevo notato, siccome a me piacciono le città non molto grandi, avevo notato questa somiglianza con Jaén, che è la città spagnola nella quale ho vissuto un anno. E con mio stupore, in realtà poi ho scoperto che in realtà questa Yashi è anche più piccola. Infatti la cosa figa è che è percorribile facilmente a piedi, ovviamente si parla del centro, in poco tempo. Non sto parlando ovviamente di un paese, stiamo parlando sempre di una città, però è a misura d'uomo, e questa è una cosa che a me particolarmente piace. E la sensazione è quella di familiarità, tendenzialmente. Io non parlo ancora in rumeno, quindi avverto di più il senso di spaesatezza, perché ovviamente, cioè, se devo chiedere un'informazione o la chiedo ovviamente in inglese, ma se qualcuno mi parla in rumeno io non sono capace di capire. Ah sì, è un momento, ieri ho imparato i numeri fino a 10, ci provo. 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 no 9 9 10 Zazza. Beh, insomma, quindi camminare per strada per me, come potete immaginare, so i numeri, li sbaglio anche. Magari se sto da solo mi può risultare un po' ostico. Dobbiamo dire anche la verità che qui tutti o quasi tutti parlano comunque inglese abbastanza fluentemente, e sono piuttosto tutti disponibili. Questa è una cosa che mi ha colpito. Tranquillo, cioè proprio tranquillamente, siamo usciti dal locale dello Shisha, ci stavamo facendo il pari e dispari se prenderci il tassi per tornare a casa. Poi in realtà abbiamo deciso di farci questa passeggiata di 15 minuti, penso, per arrivare a casa, ed era notte fonda, quindi ecco, se non fosse stato sicuro non l'avrei mai fatto, in funzione proprio del fatto che sto con la mia fidanzata. Il fatto bello qui a Yashi, ma così anche nel resto della Romania, è che nonostante il fatto sia notte fonda, si trovano un sacco di negozi che sono aperti 24 su 24, 7 giorni su 7, quindi tendenzialmente incontrerete sempre un sacco di persone per strada, o poi ovviamente dipende anche in quale quartiere andate, eccetera eccetera, però tendenzialmente nel centro trovate sempre un casino di persone. E un'altra cosa bella è che comunque Yashi è una città universitaria, quindi giovani caval. Tra l'altro ieri era sabato, immaginate ovviamente gli studenti che studiano tutta la settimana, o almeno avessero a studiare tutta la settimana, il sabato ovviamente si danno alla pazza gioia e alla baldoria. Una cosa molto bella è anche passeggiare su Stefan Celmare, che è una strada bella larga, e mi diceva la mia fidanzata che qualche anno fa non era pedonale, invece adesso l'hanno resa totalmente pedonale, e al termine di questa strada ci sta il Palazzo della Cultura, che è una cosa che è veramente molto, è una struttura bellissima, è veramente molto bella, e ha dei colori meravigliosi, di notte poi va giù. È da vedere assolutamente, tutto molto suggestivo. Poi la cosa pure bella su questa strada è che ci sono tantissime chiese, sia ortodosse che cattoliche, e tra l'altro c'è una, se non mi sbaglio, una basilica, un duomo che è stato da poco ristrutturato, ed è davvero molto bello, in stile bizantino, è figo, è fighissimo. Effettivamente qui si riesce a vedere spesso questo miscuglio di culture, si riesce a percepire addirittura anche nella lingua. Io per esempio non ne capisco una mazza ancora di romeno, però per esempio mi ha colpito come si dice prego, che si dice, se non mi sbaglio, mulțumesc. Sì, si dice mulțumesc, e questa mi sembra proprio una parola con un suono turco. E in effetti anche le strutture, molte strutture mi ricordano un po' la Turchia, però poi dopo improvvisamente si vedono strutture romaniche. È un miscuglio, è figo, mi piace tantissimo. E vabbè, vi faccio
faccio vedere. Quindi vabbè, no, quello che volevo dire, quindi se vi state domandando ma com'è camminare per strada la notte in Romania, vi dico che tendenzialmente mi sembra più sicuro camminare qua che in molte città italiane. Cioè proprio tranquillo, ma tranquillo sul serio. Vabbè, detto questo, vi faccio vedere un po' dove vivo, va? Così, così capite. Prima di tutto vi faccio vedere dove mi trovo. Ho provato l'Oculus Rift. Madonna, mi sono cagato sotto. It's my...